Ehi la ciurma, io sono Mezzo Tessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test Ita. E ci ritroviamo qua a farmar di nuovo, come sempre. Farmiamo e grindiamo. No, grindare no, perché esperienza non ce n'è qua su Mind Test per ora. E quindi farmiamo soltanto. Però possiamo effettivamente piantare un po' più di acace, così da avere un po' più alberi da andare a tagliare una volta che ne avremo bisogno. Perché tanto di sicuro ne avremo bisogno di altri, di alberi di acacia. È già cresciuto quello? Neanche abbiamo fatto in tempo a girarci che è già cresciuto. E il telefono che squilla. Perché non l'ho staccato? Perché non l'ho staccato? Ragazzi, gli rispondo un attimo. Niente, quell'assurda situazione in cui si risponde in due contemporaneamente al telefono. Ho il doppio telefono, nel senso che in casa ci sono due apparecchi telefonici, diciamo, collegati sulla stessa linea. Uno a un piano e uno all'altro. E quindi è simpatico perché abbiamo risposto contemporaneamente io e mia madre, quindi abbiamo sentito il pronto dell'altro più che l'interlocutore, ecco. E boh, allora, oltre ad aver farmato un pochettino di passatemi il termine, legno, voglio fare, prima che me ne dimentichi, due cosette che... No, una prima vado a vedere qua. Per cui ringrazio di nuovo commentatore anonimo, che non sto scherzando, cioè non è anonimo, si chiama proprio commentatore anonimo, perché è andato a chiedere per lui, ma si chiama commentatore anonimo. Ah, è vero, una volta che ha aperto il libro si può scrivere con il destro. Spettacolo. Allora questo lo chiamiamo guest book. Cioè quest'uomo, date una medaglia a quest'uomo. E per ora scriviamo mazze. No, anzi, visto che me l'ha detto lui, il primo nel guestbook sarà commentatore anonimo. E poi ci sarà il nostro mazzetesse. Yeah. E mi dice guestbook là. E se leggi c'è scritto che abbiamo firmato noi due. Grazie commentatore. Se qualcun altro vuole essere inserito nel guestbook, basta che me lo dica, insomma, scrive il commento con quello che vuole scritto, diciamo, della sua firma. Anche tu, commentatore anonimo, se vuoi scrivere qualcosa di più che non sia solo la tua firma, con piacere. Aveva detto, parlava di un armadio. No, questo è un campanello. Allora, un armadio con cui cambiare skin. Io devo anche dire che è da un po' che non l'aggiorno, ma lui ha detto, ah, l'ho visto. E se l'hai visto, allora probabilmente esiste questo. No, refrigerator. Refrigerator. Vediamo un po'. Questo forse. Wardrobe. Come si fa il wardrobe? Ah. Kitchen cabinet. The small wooden drawer. E delle wooden planks. Allora, kitchen cabinet si fa così. E forse abbiamo... No, ci mancano degli stecchetti, ma... possiamo... farlo. Allora, così, se non ricordo male, kitchen cabinet, sì. E i cassetti invece con un coso di ferro, quindi dobbiamo tornare un attimo a casa a recuperare del ferro, del forro, del farro. E provare a fare quindi questo armadio, perché dice che si può cambiare la skin. E cambiare la skin è una cosa molto interessante. Io in realtà, se non ricordate male, tempo fa ce l'avevo una skin. Poi ho aggiornato e mi sono dimenticato di metterla. Effettivamente, no, non usiamo la caccia visto che ci serve per la costruzione. Mi sono dimenticato di metterla più e quindi ho la skin base adesso. Ma non avevo messo tre... No, forse ne avevo preso uno in meno. Boh, poi andrò a rivedere. Mi sembra di aver messo i tre. Boh, vabbè. E quindi 1, 2, 3. Questo e le wooden planks. Però quelle sono proprio quelle vere, ecco. 1, 2.
Perché non era group quello, è proprio loro. Allora, piazziamolo qua però all'ingresso, dai. Piazziamolo qua. Se facciamo clic qua. Sì! È anche uno storage. Già uno storage possiamo cambiare la skin. Possiamo anche cambiare il sesso volendo. Diventare una sexy fanciulla. Dai, facciamo l'episodio sexy fanciulla. Che dite? Allora, era F7. Ma che sexy! Guardate che occhioni proprio da anime. Che ho, cioè, mazzetessa. Mazzetessa. Ehi, la ciurma! E benvenuti in questo nuovissimo episodio. Io sono la mazzetessa. E oggi continueremo questa bellissima avventura nella moda di Ok. Va bene, la smetto, ragazzi. Oggi farò l'episodio vestito da signorinella per par condicio, perché nel senso non è la festa della donna, ma è la festa dei lavoratori oggi che registro, ma comunque le donne sono importanti e ricordiamolo, sono importanti anche nel nostro canale e quindi niente. Anche perché le skin degli uomini non erano anche carine. Grandissima cosa comunque. Dovrei usare più oggetti della home decor. Commentatore anonimo, c'hai ragione. Dovrei usare proprio più oggetti della home decor. No, non l'ha detto esplicitamente, però queste cose me lo fanno capire che effettivamente è una mod fatta bene. Fatta bene. Allora, qui dovrei continuare un attimo perché vorrei almeno fare qua. Qui per l'illuminazione dobbiamo pensarci un attimo. Tra l'altro, se avete dei suggerimenti per l'illuminazione, va. Sarei anche molto contento. Degli slabini, slabetti, slabucci. Ok, molto trendy. Sì, qua continua a esserci sta erba del Kaiser, fin tanto che non cambieremo pavimento. Il pavimento dovremo poi pensarci anche quale prendere. Come layout non mi dispiace ora come ora. Andiamo a creare magari un pochettino i primi quadri, magari, ecco, ad andare a vedere un po'. Decorative painting, iniziamo dall'1, dal numero 1. Ok, allora andiamo a casa a prendere il necessario, i craftabili, la craftabilità. Sì, insomma. Forse è anche meglio che la smetta di dire cavolate. Il nostro armadio, che carino. Possiamo anche cambiare di me. Vedete, sono proprio bruttini gli uomini. Sono tutti barbuti, vecchi, gobbuti. Le donne sono più carine. Cioè, questo qua, ma è emo, volgarmente, proprio emo. A parte che anche quella che abbiamo noi adesso è un po'. Molto. Boh, così, insomma. 14, 15, 16. Quanti sono? 17, 18, 19, 2, 3, 2, 20, 3. 5, 6, 7, 8, 9. Quindi sono 20. 20 più questi due, che però non so se sono da appendere o se sono da tavolino, perché mi sembrano diversi. Comunque sono 20, quindi dobbiamo fare, suppongo, 20 blank canvas, perché per tutti c'è il blank canvas e poi cambia semplicemente il colore, sì. Quindi il blank canvas si fa con 20 pezzi di lana e 20 stecchettini. Vediamo quanta lana abbiamo qua. Non è qua. Non abbiamo lana, oppure l'abbiamo da un'altra parte? No, forse non abbiamo lana. Però abbiamo cotone in quantità. Quindi andiamo a craftare un po' di lana. 1, 2, 3, fino ad arrivare a 20. Contare io non so contare, ma 20 sono 20. 20 per 20, 40. No, tempesta. Bufera. Gigi. Si può dire roba doppia. Potremmo anche effettivamente buttarla. Cosa ce ne facciamo di tutti questi coffee bean, di tutti questi cotton seed? Vabbè, due stack di cotton seed potrebbero servire se dovessimo fare una farm. Però il resto buttiamolo un attimo là per terra a despawnare. E poi stecchetti, abbiamo detto. Quindi 20x4, 80. Quindi 20 di blocchi di legno, insomma, da usare. Perché non mi prende il triplo clic del mouse, strano.
Strano come cosa, me l'aveva sempre preso. Vediamo ora. No. Non mi prende il triple click del mouse, strano. Me l'ha sempre preso. È notte fuori, quindi andiamo subito a dormire perché effettivamente. Dai, come you can only sleep at night? È visibilmente notte, palesemente notte, dai. Oh. Devo sempre convincere sto letto che mi lasci dormire perché. Oh, una miseria, proprio un letto del cazzo. Allora, abbiamo bisogno di un green, un dark green, un red, un brown e un brown. Quindi due brown e due red innanzitutto. Poi gli altri ci pensiamo. Due brown e ne ho solo uno. E due red e ne ho quattro. Allora, il brown come si fa? Crafting i cocoa beans. E cocoa beans ne abbiamo. Quindi dammi un cocoa bean e dammi due brown. E mentre invece il verde, quello normale ce l'abbiamo. Il dark con green e marrone. Va bene. Allora, green ne prendo uno e ne prendo uno da mandare col marrone, scusa, uno e il marrone che c'è qua, ottimo. Quindi questo faccio all, ok. No, in realtà non li volevo tutti, ma vabbè. Poi faccio così, 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 e il primo quadro è fatto. Andiamo a posizionare, diciamo, il primo quadro nella nostra fantastica. Oh, ha una rosa. È una rosa, è una rosa. C'è poco da fare alla fin fine. Se è una rosa, è una rosa. E se sono rose, roseranno. Ah, no, però scusate, la galleria inizia di là perché qua finisce. Quindi, ah, quindi ne avremo 10 da una parte e 10 dall'altra alla fine. Eh sì, è un 1 per 1. Potremmo fare tipo alternati con. No, facciamo così. E mettere un cartello lato. Con una spiegazione molto sexy di che cos'è il quadro. E poi qui ne mettiamo uno qua. E la spiegazione a lato. Poi ti giri di qua, hai il terzo con la spiegazione, eccetera, eccetera. Che ne dite? Ci può stare? Carina come idea, eh? Mi piace. Vediamo di cartelli se abbiamo qualcosa di interessante che ci fornisce la Home Decor, oppure se dobbiamo usare i cartelli standard. Allora, qua non c'è nient'altro, vediamo se. Aspetta, facciamo così. Cerchiamo senza limiti, senza Paolo limiti. Ci sono anche le poltrone di. No, cosa sono? Un tetto di erba. Wet reed. Di erba bagnata. Bella storia. Allora, qua non sto vedendo nessun cartello di alcun genere. Questo che cos'è? Ah no, un item frame. Un mailbox. Scusa. Ah, una sega circolare. Serve a qualcosa? Probabilmente sì. Ah, è quello che si fa i blocchi particolari, tipo strani, però. Sì, credo di. Ah, questi qua sono dei cartelli, no? Sign, blue metal. Sign, brown metal. Sign, green metal. Orange metal, red metal, white black metal, white red metal, yellow metal. Forse questo qua? Questo bianco sono scrivibili? Probabilmente sì, me ne dà 4. E questo è un plasma TV? Una TV al plasma? LOL! Com'è che non abbiamo ancora una TV al plasma? Ma non abbiamo neanche un computer in casa, dovremmo andare a fare un po' di cose da home decor, effettivamente. Vorrei provare questi qua. Bordo nero bianco, perché gli altri sono un po' invasivi, diciamo. Mi sembrano un po' più opprimenti, diciamo, nascondono poi quello che è il quadro, la vera essenza del quadro. Anche perché questi saranno comunque un blocco. Grandi un blocco, suppongo. E quindi sono già di per sé un po' invasivi, invadenti.
E allora, 1, 2, 3. Poi avevo bisogno di colori, vero? Il bianco, che lo faccio con le margherite, se non ricordo male. E ne ho già. E poi il nero, che faccio, credo, con... Ce l'ho già. Ottimo. All, e vediamo un attimo come sono questi cartelli. Cos'è sta roba? 6, 5, C. Hashtag 0, hashtag E. Cos'è sta roba? Cioè, hashtag 3, cos'è? Ah, puoi mettere i colori? Puoi mettere i colori? Cioè, se io faccio tipo hashtag 6... No, hashtag 4... E poi scrivo... Prova bellissima. E faccio write. Oddio! Oddio, lo voglio! Ti voglio sposare subito! Di che modo è sta affare? Sarà della Home Decor? Quanto ci volete scommettere? No. Una mod signs? Forse è sempre roba di Vanessa, comunque. Però è una roba bellissima. Perché non me lo prende adesso? Forse perché l'hashtag 4 lo devo mettere all'inizio. No, vai così. E non me lo prende. Se io facessi, scusa, hashtag 4 di nuovo. Sì, così lo prende, ma il primo posso cancellarlo. Hashtag 4 prova bellissima. Ah sì, no, così c'è. Hashtag 4 prova bellissima. Se io vado ancora un pochettino più... No, cosa succede? Voglio andare più in su, eccola. No, è sempre là. Posso andare a capo quanto voglio, ma... È sempre lì. Ma scusate, anche quando era all'inizio era scritto là. No, era... The fuck? Boh, si è salvato così, vabbè. Molto 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 belli. Sì, mi piacciono. Andiamo a craftare il quadro successivo. Andiamo a craftare il quadro successivo. Dai, che sono già passati 600 anni. Home decor. Dov'è che è? Qua. Allora, non andiamo all'11, ma andiamo al 2, che è questo, che ha bisogno di 2 giallo e 4 verde. Ah, 4 verde ce li ho. Che sono detto via anche. E due giallo ce li ho anche. Ottimo. No, cosa è successo? Ok. Allora, quindi andiamo a craftare. E voilà! Adesso andiamo in là. Scusate. A piazzare. Effettivamente potrei mutare il microfono in questi casi, ma io me ne dimentico sempre. Anche perché, cioè, ce l'ho un po' distante. Dovrei andare tipo fino qua. Che voi tanto non state vedendo quello che sto facendo, e premere e dire ciao. Allora, quindi i cartelli. No, dove li ho messi i cartelli? Volevo piazzare anche i cartelli. Allora, sì, mi piace. Allora, qua lo scriviamo con il rosa, magari. Hashtag D. Una rosa è una rosa. Ok, Paolo Villaggio. Non mi prende gli asci, no. Cribbio. Mi devo fare E apostrofo. Ma dove è andata?
LOL, ma non posso metterlo però un pochettino più a capo, scusate, prima come avevamo fatto a mandarlo più a capo? Così non lo prendeva, vero? No, perché non ha più la formattazione. Una rosa è una rosa. Polo Village. No, il Polo Village mettiamolo a capo. No. Allora, vai così. Fai di. Ok. Una rosa è una rosa. Paolo Villaggio, seems legit. Facciamo così. Proviamo. Una rosa è una rosa. Paolo Villaggio, ci sta. Mettiamo un po' di spazi, magari. No, qua magari. Sì. Ma è diventato più scuro, è una mia impressione. No, è il fatto che è andata via la luce. Si sta venendo notte. Meglio che ci muoviamo. E questo invece direi. Ah, è il giallo con lo sfondo nero dietro, ma proviamo. Chiamiamolo il giallo nei tuoi occhi. E questo sarà palesemente un dipinto proprio di. Bud Spencer. Il giallo nei tuoi occhi. Bud Spencer. Seems legit. Una rosa è una rosa, il giallo nei tuoi occhi. Mettiamo ancora un po' di spazi, magari. Ma non si sposta particolarmente più in là. Però vabbè, dai, va bene così. Il giallo nei tuoi occhi. Potete proporre poi i prossimi titoli, diciamo, per i prossimi episodi. E detto questo, adesso è diventato buissimo. E quindi torniamo a casa di dritto filato. Così magari non stiamo a editare tutto il tempo. Tanto sono passati 22 minuti e passa, e quindi per questo episodio può essere tutto. Anzi, per questo episodio può essere tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi e mettere tanti mi piacini, mi piacelli. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao bellissime, ciao. Ok, basta, aspetta. Episodio trans questo, episodio transessuale proprio. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.